visite. Bambini, fate bene attenzione. Guardate da quella parte senza far rumore, altrimenti siete fritti. Sapete chi è quello? È un suonatore d'organetto. Per noi topi è la razza più dannosa che si possa immaginare. Molto, molto peggio del gatto. Perché, mamma? Che cosa fa? Morde? Quello? Non morde quasi mai perché mangia di rado, ma quando lo fa è così affamato che ripulisce tutto quello che trova. Lo credo. Qui non c'è proprio nulla per noi. Andiamocene, bambini. Batti, batti e pianta, chiari. Guarda il legno è senza nodi. Mica male questo pezzo. Sicuro sembra fatto apposta per farci una bella gamba per un tavolo. Ehi! Non mi picchiare tanto forte. Chi è stato? Non capisco. Mi sono sbagliato, non c'è dubbio. Smetti, mi fai il solletico. Del formaggio, del formaggio! Oh! Vieni qua, non essere imprudente. Prima bisogna vedere quanto ha bevuto, altrimenti potrebbe sentirci. Questa è proprio buffa. Nel caminetto non c'è nascosto nessuno. Ho capito, allora vuol dire che mi stanno fischiando le orecchie. No, no, ma che stai dicendo? Non è possibile. Non si mettono a fischiare dopo aver bevuto un solo bicchiere, no. Aspettiamo che ne beva qualcun altro. Ecco qua, così. E ora vediamo. Ai! Sta venendo qualcuno! Che bel tipo! Salute, Mastrantonio! Che state facendo lì per te? Io? Sto insegnando la grammatica alle formiche. E voi, compare Geppetto, come ve la passate? Io? Male. Non riesco a trovare un sistema per poter mangiare tutti i giorni. Ah, ma allora vi insegno io. Guardate, voglio farvi un regalo, vedete quel legno? Portatelo a casa. Ah, vi ringrazio, ma non saprei cosa farne. Non possiedo nemmeno un focolare. No, non dovete bruciarlo. Fateci un bel burattino, sicuro. Un burattino che sappia cantare e ballare proprio come un ragazzo. Che meraviglia! Potrete portarlo in giro per le fiere e guadagnarvi un pezzo di pane. Oh, è magnifico. Non so come ringraziarvi. Quando è così, se me lo date, me lo porto via subito. Eccolo. Sarà meglio che lo prendiate voi. Su, coraggio, prendetelo pure. E ora beviamo, alla vostra fortuna, amico. Grazie, Mastrantonio, siete un vero amico. Arrivederci. Oh, non è nulla. Vi auguro tanto bene. E anche tanti bei bicchieri e quello buono. Ci sono degli spiriti e hanno anche fame. Allora? Buono! Lo vedi? Questo non è mica un suonatore d'organetto. Ecco,
Così. Così va bene. Là. No, è troppo lungo. Però se farai attenzione a non ficcarlo mai negli affari degli altri, allora forse potrà passare per un naso qualunque. Oh, e adesso ci vuole anche un bel nome. Vediamo, ci vuole un nome simpatico. Pinocchio. Pinocchio. Ah, bravo, ci sei. Pinocchio. 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 Ecco, va bene. E ora le gambe. E bravo Geppetto. E ora facciamo una prova. Vediamo se sai camminare. Su, coraggio. Ascoltami bene, Pinocchio. Prima devi andare a scuola. Poi, quando sarai grande, allora farai quel che vorrai. Niente affatto. Quel che voglio fare lo voglio fare subito. E cosa vorresti fare? Sentiamo. Io voglio... non voglio andare a scuola. Smettila, non dire sciocchezze, Pinocchio. Ora devo uscire, eh? Aspettami. Intanto cerca di riflettere su quanto ti ho detto, hai capito? Sicuro, cerca di riflettere su quanto ti ha detto, te ne troverai bene. E tu chi sei? Io? Mi chiamano il Grillo Parlante. Abito qui da tanto tempo, da più di 100 anni. Non me ne importa proprio nulla, ora ci abito io, vattene! No. Il naso negli affari degli altri. Ricordati delle parole di papà Geppetto. Ah, sei ancora qui tu. Ah, brutti ladri. Dove l'avranno trovato? La mamma mi aspetta. È stato lui. Faceva tanto caldo che l'ho venduta al mercato. E ti ho comprato questo abecedario. Guarda, ti ho comprato anche questa cipolla. Prendi, mangia.
È buona, sai? Poi vai a letto e domattina te ne vai a scuola. Borsellino a casa. Ehi, mi hai preso per scemo? Ma che ti pare? Si vede benissimo che sei un ragazzo in gamba. Senti, allora perché non ti compri il mio giubbotto? Non so che farmene. E allora comprati il mio berretto. Caschi male. Voglio proporti un affare. Comprati questo magnifico abbecedario. È nuovo, sai, guarda, guarda qua. È illustrato? Illustratissimo. Ha delle figure stupende. E sono tutte a colori. Una più bella dell'altra. E va bene, allora dammi i soldi. Mi dia un biglietto. Lo voglio in prima fila. Signori illustrissimi, assisterete a una commedia tutta piena di sentimento. Si chiama Malvina e i 33 scapaccioni. Naturalmente gli scapaccioni me li prenderò tutti io. Senti, tutti lui, sicuro. Io. Dio può, ti piacerebbe che ce ne fosse qualcuno di meno? Che domanda. Però cosa dovrei fare? È semplicissimo. Oi! Ora ne mancano soltanto 32, sei contento? Ti cerco sui prati, ti cerco in città. Son disperato, io sto innamorato. Ehi, che fai? Mi hai rotto la bacchetta! Ma non ti arrabbi, signor direttore! Invece di una bacchetta, ora ne ha due! Oh! Amici,
quello è Pinocchio! È arrivato Pinocchio, venite! Evviva, è arrivato Pinocchio! Cosa... Miserabile burattino, hai rovinato lo spettacolo! Io? Go avanti, continuate! La dolce Malvina, chissà dove sei? La dolce Malvina, per te morirei! Poi faremo i conti, vedrai! Ne riparleremo dopo cena! Dimmi un po', ragazzino, lo sai chi ci stava appeso a questo chiodo prima di te? Io no. E va bene, allora se non lo sai te lo dirò io. Questo era il chiodo dove stava appesa la bella Malvina. E adesso dov'è? Perché non è più qui? Ahimè, ci ha lasciati senza dirci nulla. È fuggita per via di Mangiafuoco. Era così buona. Chissà dove si trova adesso, povera Malvina. Già, avete proprio un bel padrone. Tu! Ah. Ehi, sveglia! Portatemi subito quel fannullone di Pinocchio. È stato ricavato da un legno molto secco. Lo metterò a bruciare nel fuoco. Così potrò prepararmi un arrosto da leccarsi la barba. Per carità, non lo faccia! Con chi credete di parlare? Andate via subito e portatemi qua Pinocchio! Presto! Andate via, filate! Vieni! Oh, ecco il signor Pinocchio. Su, buttati nel caminetto. Oh no! Mi dispiace, ma non posso accontentarla. Perché non puoi, sentiamo. Ecco, vede? Ci ho già provato una volta, signore. Ma il focolare c'è tutto bucato. Per via del mio naso lungo, non ci crede? Oh! Storie! Sei un impertinente! Non hai mica il naso di ferro! Ha ragione! Ma quello era un focolare dipinto, capisce? Un focolare dipinto! Già, su un pezzo di vecchia tela! Bravo, Pinocchio! Lo sai che sei simpatico? E dove si trova quel focolare, dimmi? Nella stanza di papà Geppetto! Ah! E allora vuol dire che la porta magica si trova dietro quel focolare dipinto nella stanza di Geppetto. Cosa? La porta magica. Come? La porta magica. La porta magica. Va bene. Per questa volta puoi andare. Ma non basta. Porta questi soldi a papà Geppetto. Digli che glieli mando io perché ci paghi l'affitto della sua stanza. E che non se ne vada mai di lì. Capito? Sì. Tante grazie, signor Mangiafuoco. Sia pure tranquillo per questi soldi, perché è come se fossero già arrivati. Ho scoperto dov'è la porta. Ora devo ritrovare la chiave d'oro. Non parlatene con nessuno, mi raccomando. C'è un mistero. Un mistero. Cieco, fate la carità. Su, non piangere, non piangere. Abbiate compassione d'un povero cieco. Ah, buongiorno, dove vai con tanta fretta, Pinocchio? A casa, da papà Geppetto. Oh, quel poveretto ormai in miseria. Ma ora non lo sarà più! Guarda! Hai visto? Oh. Cosa intendi farci, Pinocchio, con tutti quei soldi? Prima di tutto ci comprerò una bella giacca per papà Geppetto. E poi un abbecedario
per andare a scuola. Senti! Che dire, hai avuto proprio una bella idea. Sicuro, una bella idea. Gli abbecedari servono per gli ignoranti, per i somari. Non gli credere! Perché hai fatto questo, povero corvo? Era un corvo. Che vuoi? Cieco come sono, l'avevo scambiato per un cagnolino appollaiato sull'albero. Oh, ascoltami, Pinocchio. Caro, caro, il nostro piccolo Pinocchio. Noi ti vogliamo bene, vorremmo che quei soldi si moltiplicassero. 10, 20, 30 volte. Grazie, ma com'è possibile questo, eh? Ascoltami bene e te lo spiegherò subito. Voglio metterti a parte di un segreto. Voglio portarti nel paese dei barbagianni. Non glielo dire. Questo è un segreto che dobbiamo conoscere soltanto noi. Poveretto, aiutiamolo. È un bravo ragazzo. Portiamolo con noi nel campo dei miracoli. E come hai detto? Nel campo dei miracoli. Ah. Come? Pinocchio, attento. Vuoi dire nel campo dove crescono i soldi? Sì, non te lo ricordo. Oh, lo ricordo benissimo. Ci si scava una fossa. Zitto, non glielo dire. Su, andiamo. In fondo è tanto semplice. Quando si sotterrano i propri soldi si dice cucurù. E dopo poco si vede spuntare un albero carico di zecchini d'oro. Davvero? Proprio così. Ma stai zitta, non ti mischiare tu, via. No, no, non ve ne andate. Voglio andare anch'io nel paese dei barbagianni. Da quale parte si trova? Laggiù, ma fai attenzione, guarda di non parlare con nessuno. Grazie. Attenta, ecco. Cocodè, cocodè. No. Cocodè, cucudù, cucudù. Fermati, altrimenti spariamo. Dove è andato? Torneremo a prenderne. Ecco qua. Vedi come si diverte. Arrivederci, amico. Oh, poveretto,
Vai a chiamare un dottore. Eccomi qua. Sono il celebre professor Pasticca. Sicuro, membro dell'Accademia della Ghianda. E io sono la sua infermiera. Sono il professor Sciroppo, suo emerito collega, specialista contro le pulci. Secondo me il paziente è più morto che vivo. No, secondo me è più vivo che morto. E secondo me la questione è un'altra. Se per caso il paziente non è più vivo, vuol dire che è morto. Ci vogliono delle analisi. Che razza di ciarlatano! Ma, l'illustre scienziato non ha capito proprio nulla. Insomma, dite che cosa dobbiamo fargli. Qua, ci vuole dell'olio di origine. Non si dice olio di origine, si dice olio di ricino. E se non va bene l'olio, gli daremo il petrolio. L'olio di ricino non lo voglio, sono già guarito. Allora, quando è così, vai a lavarti subito le mani e lavati anche i denti. Poi faremo colazione. Non si potrebbe prima fare colazione e poi lavarsi le mani e i denti? No, niente affatto. Avanti, altrimenti non ti darò proprio nulla. Non c'è più. E adesso cosa facciamo? Ho trovato. Andiamo a parlare con il topo. Ma che ti salta in mente? Come vuoi che faccia un gatto a parlare con un topo? Mia! Il topo volante, il pipistrello. Ah! Ah, ah, non sta bene bere dalla caffettiera. Oh, cosa vedo? La marmellata con le mani. Oh. Perché? Sono pulite. Guarda. Alzati immediatamente da tavola e vai a lavarti le mani. Presto. Un'altra volta? Certo, e sbrigati. Santo cielo. Che maleducato. Su, obbedisci. Un momento. Sei molto cattivo e meriti una punizione. Medoro, accompagna immediatamente Pinocchio nello stanzino buio. No, lo stanzino buio no, non ci voglio andare. No, aiuto! Non l'avrei mai immaginato. Quel ragazzo è incorreggibile. Pinocchio! Oh. Ascoltami. Ascoltami. Fra poco è mezzanotte. Mezzanotte, a mezzanotte ti porterò in un paese pieno di allegria e di felicità. Ti porterò nel paese dei barbagianni. Quattro, tre, due, vieni.
vieni su. I tuoi amici ti aspettano. Seguimi. Sei arrivato, eh? Dove sono capitato? È buio. Benvenuto, Pinocchio. Finalmente sei arrivato. Il paese dei Barbagianni. Guardate! E adesso vai nel campo dei miracoli, vai a seminare i tuoi soldi. Non perdere tempo. Vado, vado! E tante grazie! Fuggiamo! Siamo arrivati. Il campo dei miracoli. Avanti. Tira fuori i soldi. Che cosa aspetti? Mettili sottoterra. No, voi non dovete vedere dove li metto. Che sciocchezza. Sentilo un po'. E va bene. Ce ne andiamo. Cu. Cu. Che aspetta ad andarsene? Per ora non vedo nessun albero. Ma forse non li avrà seminati come si deve. Guarda, la polizia! Posso dirle una parola? No! Via! Mi ascolti! Avanti, parla! Cose gravi! Cucurru, cucurru! C'è un ragazzo che sta tramando qualcosa! Storie! Sta preparando un attentato! Davvero? Vuole uccidere! Ah, e chi? Stupido! Dovevi dirglielo un poco alla volta. Coraggio, comandante, non c'è tempo da perdere. Bisogna che lo faccia arrestare subito. Quel ragazzo è un pericolo per tutta la città. Prendetelo! Uno, due! Buttatelo in acqua! Thank you.
Pinocchio. Dobbiamo fare qualcosa per lui, E allora, ascolta, devi sapere che un giorno un uomo con una gran barba lunga incontrò due mendicanti sopra un ponte. Nel tirare fuori un soldo gli cadde nell'acqua una chiave senza che lui se ne accorgesse. Eccola la chiave, è d'oro. Prendila, non la perdere, ti servirà per aprirci la porta. Ma di quale porta si tratta? Questo lo sa soltanto l'uomo con la barba. L'uomo? Con la barba. Insomma, comare, è tutta la notte che camminiamo senza bere un goccetto. Che sta succedendo? C'è qualcuno? Vado in esplorazione. Andatevene! Miau! Spiriti! Miau! Chi è? Cosa fai da queste parti? Cerco la mia Malvina. E il teatro come va? Mangiafuoco si è ammalato. Che bellezza! Bellezza un corno, perché il dottore lo ha guarito. Davvero? Come ha fatto? Gli ha detto una parola in un orecchio, ma io l'ho sentito. Gli ha detto che nel laghetto della tartaruga c'è una certa chiave d'oro. La tartaruga non gliela darà mai. Speriamo che la trovi. Altrimenti ha detto che ci ammazza tutti. Dai un amico, un vero amico, dottore. Eccolo, nascondiamoci. Venite con me e vi farò trovare la chiave d'oro. Sarà un gioco da ragazzi. Una vera quisquiglia. Ma tu l'hai vista la chiave, sei sicuro? Sono sicurissimo, padrone Mangiafuoco. Ma insomma, si può sapere che razza di chiave sta cercando? Eccola, guarda! Ce l'ho io! Oh, che disgrazia! Caccerà in qualche altro guaio. Oh. Eccomi, sono qua. Ti ho portato questo amico. Oh, cattivo. E adesso andate immediatamente a lavarvi le mani e i denti e senza fare storie, Subito. Uno, due. Adesso sai che facciamo? Facciamo finta di lavarcene, capito? Pinocchio, devi stare molto attento. Poco fa ho sentito dire alla tartaruga che Mangiafuoco è montato su tutte le furie. Perché ha saputo che tu hai la chiave d'oro e ha giurato di ucciderti. Medoro, andiamo a cercare Mangiafuoco. Deve smettere di fare il gradasso. Pinocchio, finisci il cappellastro. Ah, eccoli qua, quei piccioncini. Addosso. Su. Presto, nascondetevi, ci penso io. Andate, andate. E ora, venite pure avanti. Oh, my God.
piace a Ciuffico il Pinocchio. Ormai so dove si trova la porta magica. Ma non posso aprirla senza la chiave d'oro. Già, ma prima fareste meglio a... a fare uno spuntino. Già, già, ottima idea. Un bel pranzetto e poi in cammino. Dove vai? Voglio scoprire dove è la porta che si apre con la chiave d'oro. Stai attento, può essere pericoloso. Buongiorno, signor Gallo. Sono molto onorato di conoscerla. Oh, mi scusi, signor comandante. Che distratto, non avevo visto la patacca, voglio dire la medaglia. Signor comandante, potrebbe farmi un favore? Posso usare la sua magnifica coda per nascondermi? Sempre fra i piedi, levati di mezzo! Corridi, ma dovresti piangere. Il vino che mi hai portato fa schifo. Prendine un'altra anfora e non stare lì impalato a guardarmi come un salame. Ma quell'anfora è vuota, signore. Che ci sta a fare un'anfora vuota? Vuol dire che ci butterò dentro gli ossi. Finisco questo bocconcino e mi metto di nuovo in cammino a cercare Pinocchio. E questa volta non mi sfuggirà, stai sicuro? Mangiafuoco, se vuoi ritrovare la chiave, devi svelare il mistero. Quale mistero parla? Il mistero... della tartaruga! La tartaruga? Ma io non so nulla! Devi dire dove si trova la porta! La porta è nella stanza di papà Geppetto, dietro il focolare dipinto. Eccoci qua. Vieni, ascoltami bene. Ho parlato col gallo e ha detto che Pinocchio è entrato all'osteria. Ma chissà dove sarà andato a nascondersi quello lì. Oh, non ti preoccupare, lo scoveremo. Quando sentirà che è successo, vedrai come salta fuori. Li hanno trovati a vagabondare per i boschi e così li hanno arrestati su due piedi. Pierrot, Medoro e la sua padroncina. Pinocchio dove si trova, dimmi? Prima tira fuori i soldi. Qua. E ora, signori, fate attenzione, vi farò comparire Pinocchio. Uno, due, tre. Là! Prendetelo, prendetelo! Aiuto, aiuto! Mi vogliono uccidere, presto! Mi salvi lei, signor comandante, presto! Presto! Più presto! Dobbiamo liberarli! Presto! Thank you.
Pinocchio. Finalmente ti ho ritrovato. Non pensare che la partita finisca così. Aiutatemi, sono stato aggredito. Buono, diavolo. Davvero. E chi è stato? È stato papà Gettetto. Non ti sento, che hai detto? È stato papà Geppetto. Ah, presto, gendarmi, andate subito. Portatemi qua papà Geppetto, avanti. Avanti, boss! Medoro, togli quella tela. C'è disegnato Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio. In nome del re, aprite! In nome del re! Presto, gendarmi! Andate alla porta! Nascondiamoci! Bentornato, Pinocchio. Il Grillo! Perdonami, Grillo parlante. Sono stato tanto cattivo con te. Il passato si può riscattare col presente. Prometti di essere buono e vieni a caricare l'orologio. Avevo la fortuna fra le mani e l'ho gettata via.